Buonasera. All'età di 6 anni mi hanno insegnato a leggere e scrivere, come la maggior parte di voi. In realtà adesso si comincia un po' prima, la scuola dell'infanzia, ma nella mia epoca era la prima elementare. Prima le consonanti, le vocali, poi le consonanti, le sillabe e alla fine le parole. Quando sapevamo leggere o scrivere una parola, sapevamo leggere e scriverle tutte. E il modo che avevamo di imparare era guidato. Mi sono chiesto, come avviene per la fotografia? Nessuno ci ha insegnato a leggere una fotografia, nessuno ci ha insegnato a scattare una fotografia. E quindi è un apprendimento spontaneo, come quello della lingua. Io ho cominciato a fotografare all'età di 15 anni. Questo sono io a 15 anni con la macchina fotografica prestata da mio padre, una Nikon EM, una macchina a preferenza di diaframma. Parlo ai fotografi. Mio padre mi disse, gira questa ghiera, devi fare in modo tale che l'asticella sia ferma su 125. Lui non sapeva cosa significasse, gli avevano detto di fare così. Lo ha detto a me e io ho fatto così. Per anni ho fotografato a un 125esimo e quello era il dogma, mi avevano spiegato che funzionava in quella maniera. In realtà ho fotografato, si può dire, suonando la macchina fotografica a orecchio, e le prime fotografie per me erano una sperimentazione. Questa è la pescheria di Catania e sperimentavo sulle inquadrature, sulla sensibilità della pellicola. Piano piano ho cominciato a viaggiare e a utilizzare la macchina fotografica come quaderno degli appunti. Qui sono in Albania, nella città di Korçë. Ci sono questi bambini che giocano per strada. La città di Korçë, gli italiani la conoscevano come Koriza ai tempi del fascismo, dell'occupazione fascista, e era in questo stato nel 1992. Era caduto il dittatore Enver Hoxha e aveva lasciato l'Albania nelle macerie. E sempre Albania, al confine tra Albania e Grecia, nel villaggio, piccolo villaggio di Bilisht, c'era uno dei 3 milioni di bunker fatto costruire da Enver Hoxha, perché lui cercava di proteggere l'Albania dall'invasione degli italiani e dei greci, pensate un po', negli anni 90. E accanto costruiscono le prime chiese ortodosse, questa è una chiesa prefabbricata, e questi bunker, intorno a questi bunker giocavano i bambini a fare la guerra. E qui sono in Thailandia e c'è questa bellissima ragazza sorridente che intaglia fiori di papaya da offrire in un tempio come dono votivo. Nei giri continuo a farvi vedere queste esplorazioni sempre legate alla sperimentazione della fotografia. Questa è Harlem, Manhattan, 125esima strada. Questo ragazzo al centro dell'inquadratura sembra circondato da reti metalliche come se fosse in carcere, in realtà è un campo sportivo. E la macchina fotografica mi permetteva di sperimentare, mi permetteva di provare a restituire la vita che vedevo e darle una forma. Come dicevo prima, per me era un quaderno degli appunti, era un modo anche per focalizzare l'attenzione, per non distrarmi. Qui sono alla fermata della Subway Union Square e nell'oblò che mi passava con sorrisi, sguardi delle persone che viaggiavano, io vedevo mondi, vite che si affollavano. Tokyo. Ragazze di Omotesando si travestono per farsi fotografare da fotografi dilettanti o anche professionisti, sono cosplayer, ma non soltanto, si vestono per il piacere di essere fotografate. E la scoperta di Tokyo, i suoi quartieri, Shibuya, Shinjuku, che è quello di questa foto, la città elettrica Shinjuku, Kudanshita, e mi permetteva appunto, il viaggio era sempre collegato a questo strumento della macchina fotografica. E Bahamas, Nassau, c'era un quartiere che si chiama Augusta Street,
che era il quartiere povero non riservato ai turisti. Lì non era quasi possibile andare, però avevo bisogno di vedere, avevo bisogno di capire. Non c'erano taxi e l'albergo mi consigliò di prenotare una limousine, quindi andai in questo quartiere scendendo in limousine, però cercando poi di trovare una familiarità per poter parlare con le persone e fotografarle. Questo quartiere è stato spazzato via 5-6 anni fa da un uragano. E il rischio è che la fotografia si fermi sulla soglia della bellezza e che non sia legata ad un racconto sociale. Allora ho sempre pensato che invece dovesse avere un ruolo diverso, appunto sociale, appunto politico, come in questo caso. Lei si chiama Marian, viene da Benin City, una città della Nigeria, ed è stata comprata, uso questa espressione, comprata da una maman, e per liberarsi in 3 anni ha dovuto produrre 60.000 euro per poter essere dichiarata libera e poter andare via dall'Italia e rimanere in Europa. Lo sguardo di Marian per me è un po' il simbolo di quello che io cercavo nella fotografia. E attraverso questa citazione di Susan Sontag, On Photography, un libro meraviglioso del 1977, lei dice: far fotografie, che è un modo per attestare l'esperienza, è anche un modo di rifiutarla, riducendola ad una ricerca del fotogenico. Prima parlavo di bellezza, trasformandola in un'immagine, in un souvenir. La parola souvenir ha la stessa radice etimologica di sovvenire, ricordare. Immaginate quindi delle fotografie che sono come le conchiglie che raccogliamo sulla spiaggia per ricordare una bella giornata. Ecco, io vorrei che la mia fotografia non fosse questo. Al ritorno da un viaggio mi rubano la macchina fotografica e nel frattempo io parallelamente vinco il concorso a scuola e cominciano ad arrivare i contratti all'università e io smetto di fotografare e comincio a scrivere. E questa è la prima mutazione, la mutazione di linguaggio, dal linguaggio sintetico della fotografia al linguaggio analitico della scrittura. Scrivo per circa 15 anni, una sorta di mungitura della mucca da latte, nel senso che tutti i fine settimana a scrivere, tutte le feste comandate a scrivere, 12 libri, 50 tra saggi e articoli. È una scrittura che viviseziona le immagini. Io mi occupo di fotografia, televisione, cinema. Non avevo più voglia di produrre perché ero così impegnato nella scrittura. Ma succede una cosa: all'università incontro degli amici fotografi che fanno un progetto bellissimo in una regione particolare del Congo, una regione di cui si è sentito parlare in questi giorni al telegiornale, il Nord Kivu. Il Nord Kivu doveva andare il Papa, in particolar modo a Goma, ma non è potuto andare perché non sono stati in grado di garantirgli la sicurezza al Papa. Pensate quanto deve essere difficile per un fotografo fare un reportage lì. Io ho visto queste fotografie meravigliose dei miei amici e loro mi invitavano, ma io dovevo stare all'università, dovevo scrivere, produrre. A un certo punto ho detto basta, seconda mutazione. Decido che quella scrittura doveva incontrare nuovamente il mio linguaggio naturale, che era quello della fotografia. Allora decido di partire il 16 dicembre del 2018. Loro mi dicono: ci sono le elezioni presidenziali. Pensate, in Congo non c'erano elezioni presidenziali da 17 anni. C'era Kabila figlio, che aveva imposto una sorta di regime. Aveva ottenuto il potere con un colpo di Stato, facendo ammazzare Kabila padre. E prima di lui, Kabila padre aveva preso il potere con un colpo di Stato, cacciando Mobutu Sese Seko. Non c'era una tradizione democratica di un certo tipo, nonostante si chiami Repubblica Democratica del Congo. Andai lì e
e venne ospitato dalla missione Waibrahimu, che si trova in un villaggio, Muanga, 43 chilometri dentro la foresta congolese. Lì c'è un missionario, c'era un missionario perché purtroppo è dovuto tornare in Italia, che si chiama Giovanni Piumatti, di Pinerolo, un uomo che per 50 anni ha lavorato e realizzato progetti lì. E il mio compito era quello di coprire, si usa questo termine tecnico, coprire in foto e video le elezioni proprio nella regione del Nord Kivu. E così vado a Bunyateng, dove assisto alle prime elezioni democratiche dopo 17 anni. E pensate che a curare la sicurezza era un ribelle del gruppo degli Induma Renové, un ribelle con il suo AK-47, il Kalashnikov, fuori dal seggio elettorale. Come noi abbiamo i carabinieri o la polizia fuori dal seggio, loro avevano i ribelli. In Nord Kivu ci sono 122 gruppi armati di ribelli gli uni contro gli altri. Questa è la situazione attuale, è il luogo dove è stato ucciso il nostro ambasciatore Luca Attanasio, per intenderci. Ma Muanga non è solo Muanga, e il Nord Kivu non è soltanto la tragedia che vivono i cittadini, è anche una incredibile bellezza. Questa domenica pomeriggio io ho avuto la fortuna di poter fotografare questi bambini che giocavano in questo campo, e c'è una bambina con delle margherite tra i capelli, si chiama Adele. Fare foto ai bambini per me era un gioco, io li facevo partecipare a questo gioco, loro stavano davanti a me e poi guardavano la fotografia che io avevo loro fatto e sorridevano. È sempre stato per me un modo anche per stabilire un contatto. Io non parlo Kiswahili, capisco il francese ma non lo parlo. E qui ci sono dei bambini che con una macchinina costruita con il legno intagliato e le ruote sono tappi di bottiglia. Ancora un altro bimbo che mi aspetta per andare a passeggiare, nonostante ci fosse una pioggia ogni giorno, e sulla linea dell'Equatore ogni giorno piove, ma coi secchi d'acqua. Andiamo avanti. E qui è il campo di Muanga. A me piaceva questa foto, anche se è un po' squilibrata apparentemente, io sono disteso sull'erba, perché c'è questo bambino che sembra staccare dal cielo il pallone mentre corre, e ovviamente loro giocavano scalzi per pomeriggi interi. Questa è la strada per la scuola per Muanga, e la scuola di Muanga. Qui ci sono i bambini che, oltre ad utilizzare i quaderni, utilizzano delle lavagnette, e sono i bambini che hanno maggiori difficoltà economiche, perché le lavagnette non hanno, cioè vengono cancellate all'infinito, e quindi sono più economiche. E anche questi piccoli elementi, entrare in classe, capire come funziona la didattica, era importante dal mio punto di vista. Andiamo avanti. Questa lastra che funge da lavagna, vedete in alto, ma forse non li vedete perché sono veramente piccoli, ci sono gli insiemi, quindi è un'aula dove appunto i bambini hanno la possibilità di studiare la lingua, Kiswahili, francese, ma anche le altre materie. E di ritorno dalla scuola aiutano in campagna i genitori e poi portano queste verdure a casa, appunto. Questa è una delle scene del ritorno a casa, e questo è uno dei giochi. Alcuni mi dicono sono i giochi che facevano i nostri nonni, è un cerchione di una bicicletta che viene spinto con un bastone. E chiudo questa passerella di fotografie, adesso poi vi farò vedere un breve video, e con questa immagine, perché in questo momento a Kimbulu, sempre in Nord Kivu, c'è un laboratorio di sartoria che è finanziato da un'associazione italiana che si chiama Simama, e questa è una delle mamme
che stanno imparando a diventare sarte, alla fine del corso ognuna di loro avrà una macchina da cucire e continuerà a fare questo lavoro. Chiudo con una citazione: lotta nella cosa e scissura nella parola, nell'arte vi si poteva sottrarre. Il linguaggio è ottocentesco, Francesco De Santis, il saggio su Manzoni del 73, 1873. Lotta nella cosa significa che nella realtà, nella cosa, ci sono le contraddizioni, c'è la lotta. E noi che facciamo rappresentazioni, cioè la parola, dobbiamo dare forma a questa lotta. Allora è scissura nella parola. E questo è un compito che deve avere chi fa comunicazione. Nell'arte vi si poteva sottrarre. Questa è la mia idea di fotografia e di video. Quello che vedrete adesso è un breve filmato girato durante le elezioni, quindi vedrete manifestazioni, vedrete candidati, danze, rituali di benvenuto per i candidati. Vedete quello che è successo realmente, quell'esercizio di democrazia, pieno però delle sue contraddizioni, perché il lavoro che facciamo deve rendere le contraddizioni da latenti a patenti. Grazie. Thank you.